One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Bentornati a tutti. Siete pronti a fare un viaggio nel tempo fra passato, presente e futuro? A leggere la sfilza degli attori che hanno preso parte al film di cui parliamo oggi, c'è da diventar matti. Inoltre c'è da diventar matti anche a raccontare la complicatissima trama. Vi basti sapere che alla regia ci sono Lana e Lily Wachowski, le registe della saga di Matrix, che hanno co-diretto questo racconto insieme a Tom Tykwer. Nel cast troviamo Tom Hanks, Susan Sarandon, Halle Berry, Hugh Grant, James Darcy, solo per citarne alcuni, assegnando a ciascuno di loro non uno, ma diversi ruoli in altrettante epoche. Il film è Cloud Atlas, tutto è connesso. A complicare ulteriormente le cose, il fatto che questo racconto abbraccia sei periodi storici differenti e ognuno dei principali protagonisti del film sostiene sei ruoli differenti, uno per ogni epoca. C'è un minimo comun denominatore ad abbracciare questi momenti lontani nel tempo. L'intento è quello di mostrare una sorta di viaggio nello spazio e nel tempo, presentando epoche differenti come un unicum narrativo. La prima storia, ambientata a metà dell'Ottocento, vede protagonista un giovane avvocato e attivista impegnato nella lotta contro le diseguaglianze per l'abolizione della schiavitù in America. Nella seconda vicenda, ambientata negli anni 30 del secolo scorso, assistiamo ai tormenti di un giovane compositore bisessuale messo in croce dal musicista presso cui presta servizio. La terza parabola è ambientata negli anni 70 e osserviamo una giornalista di San Francisco mentre cerca di compiere un'inchiesta sulla costruzione di una centrale nucleare. La storia, ambientata ai giorni nostri, ritrae un anziano editore rinchiuso in una casa di cura da cui cerca di fuggire. Il quinto scenario è ambientato in un futuro lontano, nel 2144, mentre l'ultima storia è ambientata in un futuro ancora più lontano, nel 2321, in uno scenario apocalittico che vede la Terra ridotta come nell'età della pietra. Questo è l'Atlante delle nuvole. Dubito che ne esista più di una manciata di copie in tutto il Nord America. Ma io lo conosco. Lo conosco, lo conosco. È questa la musica del mio sogno. Ho scritto interi movimenti immaginando nostri ripetuti incontri in vite diverse. Queste storie, così diverse e lontane nel tempo, sono destinate a essere concatenate in un modo che gli spettatori potranno apprezzare soltanto guardando il film. Si tratta oggettivamente di un'opera ambiziosa, per la quale c'è stato bisogno di un grande dispendio di energie che non ha raccolto quanto avrebbero sperato i produttori, considerato che si tratta di una pellicola indipendente, passata alla storia come la più dispendiosa di questo tipo di cinema. E comunque ha incassato oltre 130 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget che si aggirava intorno ai 100 milioni di dollari. La sceneggiatura è stata adattata basandosi sul romanzo L'Atlante delle nuvole, del 2004, dell'autore inglese David Mitchell. Come accade nel libro, anche il film riesce a rispettare le sei diverse narrazioni, trattandole come storie parallele, anche se accomunate da alcuni dettagli, ma girate in maniera tale che agli spettatori sembra di assistere a sei film differenti. Un risultato impeccabile, centrato grazie alla maestria delle registe. Cloud Atlas è disponibile su Prime Video, Now TV, YouTube, Google Play Film. Fazzoletti 5 su 5. Una rete di storie per raccontare quella dell'umanità. Divertitevi a trovare gli indizi che collegano le varie trame. Buona visione!